stata una botta emotiva in quella sala, impressionante. Appena sono salita sul palco, mi sono girata, una sala così grande, vedere tanti bambini e ragazzini di ogni età, ma è bellissimo. E poi l'incontro, le domande che hanno fatto, è bello, ha senso proprio questo festival, è proprio bello, è bello proprio. No, è stata emotivamente, sono ancora abbastanza scossa. Poi ci sono state alcune domande proprio belle dei ragazzi, poi li vedi e ti ricordi di com'eri, no? Tutte quelle insicurezze, quelle eccessive sicurezze. No, è bellissimo. Le difficoltà aumentano perché non ero napoletana. Quindi già questa è proprio la difficoltà enorme. Una non napoletana che incontra il più grande personaggio del teatro di Eduardo. E di tutti i tempi forse. Poi ci avevo passato un passato illustre di Filumene, Titina, Sofia Loren, Regina Bianchi, e quando me l'hanno offerto io ho tremato e ho detto no, io non lo farò mai. Poi però ho riflettuto bene, mi sono calmato un attimo e ho detto ma perché non devo farlo? Per paura del giudizio, per paura della... Non avevo paura dei campani, avevo paura degli attori, hai capito, no? Avevo paura di sbagliare. Poi i primi giorni sono stati infernali, mi ricordo avevo proprio timore delle battute e poi me ne sono fregato, ho detto basta, io devo entrare nel personaggio, la lingua è un'altra cosa, l'ho dimenticata, è naturale, tu da campano sentirai che c'è qualcosa che stona e che non sono campana, però l'importante è aver fatto match, aver capito il personaggio, almeno io spero di aver rimandato qualcosa. E poi è stato un viaggio bellissimo, e Filumena no, la porterò veramente nel cuore. Poi l'abbiamo fatto con un amore e un rispetto, anche Francesco Amato, io e Francesco Amato eravamo gli unici non napoletani, Francesco Amato è di Bra, quindi anche lui aveva timore. Poi però ci siamo proprio divertiti a entrare dentro il rapporto di questi due personaggi e a far esplodere un rapporto anche d'amore, no? Perché Filumena non è soltanto madre, ma è anche amante, moglie, quindi ci siamo buttati a capofitto questa storia. Però è stato difficile, ogni tanto c'avevo i fantasmi dietro, le ho riviste tutte mille volte, tutte le Filumene possibili e immaginabili. Oh, io devo vedere chi c'è stato prima, proprio sono curiosa di capire. La maglia di Isa Danieli a me mi ha affascinato tantissimo, peccato che non l'ho visto dal vivo lo spettacolo. No, ho bisogno di vedere, poi quando ti confronti con personaggi che sono a disposizione degli attori, è naturale che prima di te ci sono state tantissime Amalie, tantissime Filumene, come tutti i grandi classici, e ho bisogno di vederlo. Ma io non ho, quando faccio Imma non ho pesi attorno a me, non ho zavorre, io mi libero da tutto. E il mio luogo di libertà è in realtà quello, cioè io non mi sento depositario, oddio sto facendo la protagonista su Rai 1, quello no, mi porto il peso della libertà, io quando recito in quella serie lì mi sento totalmente a mio agio. Chi mi ha scelto, Francesco Amato aveva un peso, ha avuto un peso importantissimo, scegliere un'attrice che era sconosciuta. Quindi, però anche lì è il peso della libertà, ha potuto liberamente scegliere, io ho fatto tantissimi provini per Imma, però Francesco ha avuto la possibilità e la forza di scegliermi, non ci sono pesi, è stato, Imma è un luogo per quanto riguarda me e Francesco Amato, un luogo di libertà. Perché lui ha voluto, fortemente voluto, l'attrice che voleva. È cosa rara fare la protagonista su Rai 1 di una serie che poteva andare bene o poteva andare male, però una serie comunque pop, no? Popolare. E in realtà il mio peso, come dicevo pure ai ragazzi, è il peso della scelta, nel senso quello riguarda chi scrive, no?
Però se a un'attrice, cioè abbattere il cliché, e di cliché ce ne sono tanti nella TV, anche nel cinema ce ne sono stati tanti, ora va meglio, tu abbatti un cliché scegliendo. Se a me mi arrivano 70 sceneggiature dove la presenza femminile relegata a un personaggio di contorno oppure non racconta nulla, oppure scritto veramente con i piedi, io da attrice la libertà di scegliere di dire no per questo e quest'altro motivo e motivarla la cosa. Così cambiano le cose, dici vabbè questa io non ce l'ho, questa attrice non ce l'ho perché mi ha detto che quel personaggio è sbagliato, è scritto male, è scritto con i piedi. E io credo che le cose stiano cambiando perché noi attrici finalmente possiamo imporci, dire la nostra. Per me è indispensabile... Sono indispensabili gli altri, gli altri, l'altro, cioè, e quindi nel mio mestiere, oltre appunto negli affetti, è ovvio, però nel mio mestiere è indispensabile. Io non amo i monologhi, ad esempio, non li amo, non riesco, tanto di cappello agli attori che lo fanno e che portano avanti per ore uno spettacolo, però io non ce la farei, perché a volte mi annoio. Ma no, io mi annoio di me stessa, cioè io devo uscire fuori da me per trovare, ed è meraviglioso, diceva appunto la forza di Imma è quello, no? Quando tu incontri degli attori straordinari e bravissimi diventi più brava tu, e quindi è indispensabile l'incontro con l'altro. Cosa non è indispensabile per me? L'effimero, le cose inutili, io non le amo. Cioè io vivo veramente di poco in questo senso, sono un po' vado al nocciolo di ogni cosa. Vabbè, quando c'avevo quell'età Tom Cruise no, quando c'avevo quell'età Tom Cruise oppure Kim Rossi Stewart che faceva Fantaghiro forse, per questo poi ti ritrovi, perché poi dici ma questi qua, ma mi volevano veramente incontrare? Pensi, chissà chi vogliono incontrare, chi aspettano nei prossimi giorni, che faranno i pazzi, no? Sì, io avrei voluto incontrare. I primi due che mi vengono in mente sono loro. Quando ero ragazzina mi piacevano tanto, Top Gun, mi ricordo. Io vengo da un paesino in provincia di Brindisi, che si chiama Latiano, che non ha mai avuto un cinema. Quindi il cinema... Per andare al cinema dovevi andare a Brindisi e i miei genitori sicuramente non è che mi portavano ad andare 25 km, lavoravano e non andavo al cinema, non andavo a teatro. Infatti ogni tanto mia madre mi chiede ma come mai ti è venuta questa voglia di... C'era le videocassette, mi vedevo, dei film... C'era mio zio che era 10 anni più grande di me, quindi insomma mi dava lui in pasto videocassette, ma noi il cinema non l'abbiamo avuto e non ce l'abbiamo ancora nel nostro paese, nel mio paese, e non abbiamo nemmeno un teatro. Viene aperto soltanto io, vabbè, è una lotta solitaria che io conduco, però tanto non mi ascolta nessuno. Però quello... Ora, per questo posto è straordinario. Perché io non avrei mai potuto immaginare da ragazzina un luogo del genere. Ho invitato le mie nipoti da Latiano a venire qui, che lo conoscono, ho detto venite. È una gioia stare qua, è veramente meraviglioso. Grazie Giffoni per questa splendida giornata. Emozionante giornata, grazie.